ragazzi, ciao e bentornati con Bibi Prof. Allora, adesso vi trovo a una tappa del Giro d'Italia. Tra poco qua ci sarà veramente un casino tremendo. Questi arrivano giù speditissimi. Ma mi sono domandata, c'è un modo di calcolare quanti metri posso fare con una pedalata? E lo vedremo. Aspettate il video. Eccoli, eccoli, eccoli! Mamma mia, come vanno veloci! Oh ragazzi, ma non si riescono neanche a vedere, altro che quanti metri con una pedalata. Allora ragazzi, dopo aver visto questi bolidi umani sfrecciare così velocemente, non posso che esprimere il mio stupore, la mia ammirazione. Devo dire che sono bravissimi e anche un po' pazzi. Io non sarò mai in grado di fare una roba del genere. Quello che però posso fare è cercare di spiegarvi, non proprio come funziona la bicicletta, ma qualche elemento matematico che ci faccia capire quanti metri percorro con una pedalata. Mi è venuta in mente questa cosa mentre li vedevo correre così veloci e ho pensato di fare qualche calcolo e vediamo. Allora, intanto vediamo un po', ho trovato questa foto ingrandendo, come è strutturata la bicicletta, cioè come avviene il movimento. Abbiamo una ruota dentata anteriore che ha un certo numero di dentini, tutti uguali, e poi una ruota dentata posteriore con un altro numero di dentini, generalmente inferiore, però di dimensione uguale ai dentini della ruota anteriore. Nelle biciclette antiche c'era solo una ruota grande dentata e una dietro, però adesso ci sono le bici con le marce. Quindi cosa vuol dire le bici con le marce? Vuol dire che ho la possibilità di cambiare la marcia, cioè di far spostare questa catena su ruote posteriori più grandi o più piccole in base al rapporto che voglio ottenere. Quindi io ho dei giri che vengono effettuati nella parte anteriore dal pedale e poi la catena trasmette i giri alla ruota piccolina dietro. A ogni pedalata intera corrisponde un certo giro e poi ci sarà appunto un certo numero di giri che vengono trasmessi alla ruota posteriore, che è la ruota motrice, perché è quella che dà il movimento alla bicicletta. Un'altra cosa che bisogna sapere prima di capire come funziona il tutto è ricordare un attimo come, come si misura la circonferenza. Allora, la circonferenza sapete tutti che si calcola 2π greco r, che è circa 2 volte il raggio per 3,14, ce lo ricordiamo che il pi greco è un numero irrazionale che vale circa 3,14. Quindi dobbiamo sapere calcolare la misura della circonferenza, perché ogni volta che la ruota gira comincia da un punto e fa poi tutto il giro, però questo giro che io sto facendo si sviluppa linearmente sulla strada, quindi a ogni giro della ruota si percorrono i metri che in realtà sono quelli della circonferenza. Visto che il raggio medio della ruota di una bicicletta è circa 28 cm, ho fatto due calcoli e la lunghezza della circonferenza di una ruota con il raggio di circa 28 cm è di circa 1,76 m, quindi circa 1,80 m tutte le volte che la ruota gira una volta sulla strada, diciamo. E quindi abbiamo ripassato anche la circonferenza. Allora, vediamo come funziona però la trasmissione di una bicicletta. Qualcosa vi ho già detto, ma leggiamo. A ogni pedalata, giro completo del piede, corrisponde un giro completo della corona anteriore, quella che vi ho fatto vedere con i dentini. E questa ruota anteriore risulta solidale ai pedali, quindi ogni volta che gira una volta il pedale, gira una volta la griglia rotonda, quindi la corona anteriore. La catena di trasmissione trasmette il movimento alla corona posteriore, che invece è solidale alla ruota posteriore. E questo l'abbiamo già detto, ma ve l'ho rifatto vedere. Allora, se ad esempio il numero dei dentini della corona anteriore è doppio del numero dei dentini della corona posteriore,
ogni pedalata corrispondono due rotazioni della corona posteriore, quindi due giri completi della ruota posteriore. Ricordiamoci che i dentini sono tutti uguali, quindi se io ho un numero doppio di dentini davanti e metà dei dentini dietro, a ogni giro della corona anteriore avrò due giri della ruota posteriore. Se poi ovviamente i rapporti sono diversi, cambiano i numeri, come in un esempio che vi farò vedere tra poco. E quindi questo l'abbiamo visto, quindi vediamo appunto l'esempio. Se abbiamo una corona anteriore di 54 dentini e una corona posteriore di 14 dentini, sempre fermo restando che il raggio medio di una ruota di bicicletta è circa 28 centimetri, vediamo cosa succede. Allora, perché vi ho messo 54 e 14? Perché sono i numeri, diciamo, regolari di una bicicletta, diciamo, normale. Poi ovviamente ci possono essere tantissimi rapporti perché adesso le biciclette hanno le marce, come dicevo, e quindi posso avere due, tre ruote davanti e fino a 10-12 ruote dietro. Ma prendiamo un caso medio: 54 dentini davanti e 14 dietro. Quindi io posso stabilire un rapporto di 54 quattordicesimi tra la corona anteriore e quella posteriore. Allora, come faccio a calcolare lo spazio percorso per ogni pedalata? Devo fare i 54 quattordicesimi, cioè il rapporto tra l'anteriore e la posteriore, per 2 pi greca per 28, sempre raggio medio, che viene a fare, facendo poi le debite semplificazioni tra 14, 28, eccetera, viene a fare 216 pi greco centimetri. Allora, moltiplicando poi per 3,14, quindi circa 216 per 3,14 centimetri, e convertendo in metri, facendo tutto il calcolo, io avrò circa 7 metri per ogni pedalata. Mi dicono gli esperti che questo è un rapporto di pianura un po' duretto, perché gli esperti che vanno in bicicletta sanno che in base al percorso, se in salita, se in discesa, cambiano. Quindi cosa abbiamo scoperto? Che con questa situazione noi percorriamo per ogni pedalata circa 7 metri. È ovvio che cambiando poi il rapporto tra la corona anteriore e quella posteriore cambiano i metri che si percorrono. Quindi 7 metri circa con una pedalata media. Ma poi mi sono anche domandata: ma come faccio a calcolare la velocità della bicicletta? Allora, io parto sempre da questo presupposto, di questo esempio specifico, ogni pedalata 7 metri, e poi ipotizzo, perché questa è comunque un'ipotesi che sto facendo, ragazzi, è un'ipotesi, non è che sia sempre così, ipotizzo che il ciclista faccia una pedalata al secondo. I mostri fantastici del Giro d'Italia ne fanno sicuramente di più, ma facciamo una persona normale che va in bicicletta, ipotizziamo che faccia 7 metri per ogni pedalata e una pedalata al secondo. Quindi potrò dire di avere una velocità di 7 metri al secondo, quindi la mia velocità di 7 metri al secondo. E in chilometri quanto sarà? I ciclisti fantastici del Giro d'Italia mi hanno detto, perché io ho parlato un po' con quelli che erano lì, mi hanno detto che arrivano ad andare anche a 70 km all'ora, quindi veloci come un'automobile. Ma vediamo questo ciclista che percorre 7 metri al secondo. Allora, noi dobbiamo ricordarci che quando parliamo di chilometri, noi parliamo di chilometri all'ora. Quindi dobbiamo vedere i nostri metri, quanti chilometri sono, e i nostri secondi quante ore sono. Allora, in realtà, considerando che un metro è uguale a 0,001 km, dobbiamo fare la trasformazione, no? Perché ogni chilometro sono 1000 metri. E considerando che un'ora è uguale a 3600 secondi, perché ogni minuto sono 60 secondi, e ogni ora sono 60 minuti, noi praticamente dobbiamo dividere
per 1000 e moltiplicare per 3600. Quindi i miei 7 metri al secondo in realtà li devo moltiplicare per 3,6. Perché appunto divido per 1000 e moltiplico per 3600. E quindi facendo la moltiplicazione, 7 per 3,6 avrò una velocità che sarà sicuramente superiore ai 20 km all'ora, la calcolo un secondo. Ecco, sarà di circa, quindi avrò una velocità di chilometri all'ora di circa 25 km all'ora. E questo è il risultato. La velocità, ragazzi, ce lo ricordiamo che cos'è. Io non voglio approfondire discorsi di fisica in questo video, però la velocità, ricordiamoci, che è uguale allo spazio percorso in un certo tempo, è spazio fratto tempo. Quindi per questo l'unità di misura è chilometri all'ora oppure metri al secondo. Allora, abbiamo capito in conclusione che in una pedalata di una bicicletta media, il nostro ciclista può percorrere circa 7 metri e se va più o meno a una pedalata al secondo e con questo tipo di rapporto che abbiamo considerato, un ciclista può percorrere circa 25 km all'ora. Invece quelli professionisti, come abbiamo detto, arrivano a velocità che sono 3 volte tanto. Spero che questo video un po' curioso, un po' diciamo diverso, vi sia servito, vi sia piaciuto, visto che sono giornate ormai calde, primavera, estate, e ve ne andate in bicicletta, ogni tanto pensate anche a qualche collegamento matematico tutte le volte che ve ne andate in giro. Io lo faccio, magari sono un po' matta, però. Allora, ragazzi, alla prossima con Bibi Prof. Ciao!